bello pieno. Allora, che bello vedervi insieme. Cosa, voglio sapere subito cosa hanno twittato di questa, di questo binomio pronto ad esplodere con le nostre domande scottanti. Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi su Rai 1. Ora piango, coppia iconica, li vedo e troppi ricordi. La gente è già emozionata solo a vedervi. Vediamo ora insomma. Figurati a rispondere alle domande. Esatto. Allora, sapete come funziona? Ve lo ripeto. Ormai sì. Giorgio incredibilmente è di casa qui. Mai avrei pensato durante questa edizione di rivederti tante volte. Tu che non sopporti la TV. Però abbiamo fatto la promozione al teatro, alla televisione e adesso al cinema. Ma ti porto fortuna? Ma perché tu sai perché siamo qui. Ma secondo te, tu sei grande, sei diventato un regista. Ah, ecco. Sei diventato un regista, hai chiamato tutti i tuoi amici, li hai obbligati a recitare sotto la tua bacchetta, sì, vero? Esatto, sì. E come si chiama il film? Il Grande Salto. E l'hai fatto anche tu da regia? Ho fatto anch'io la regia, certo. No, l'hai fatto anche tu il Grande Salto. Scusa, ora mi vendico di tutti i registi che mi hanno fatto aspettare sul set. No, non lo so. Mi faccio certi primi piani. Bella là! Ma insomma, se i primi piani sono come la locandina, potevi venire anche meglio perché sei un bel ragazzo, insomma. Non è che proprio sei. Esce il 13 giugno, non andate oggi perché non li trovate, dal 13, grazie, no, perché sennò... Se vogliono avvantaggiare la cifra... Ah sì, ci sono tanti film. Se vedono un po' di popcorn, aspettano. Godzilla, c'è Godzilla adesso. C'è Godzilla, esatto, c'è ancora Pikachu, c'è Pets. Io sono ferrata su quelli dei bambini, scusatevi. Prima domanda scottante, come funziona? No. Vedi che ti casa? Già c'è stato. No, io questo non l'ho mai fatto. No, lui non l'ha mai fatto, ma sa come funziona. Ho capito. Se non vuoi rispondere, devi pigiare subito. Vai. No, Ricky, scusa, devi stare a... abbiamo anche un giudice. Dov'è? Lo sono io. Ah, ok. Allora, prima domanda. Chi è più orso tra voi due? Prego, Giorgio. Lui. Devi rispondere tu. Lui. È lui più orso? Sì. Decisamente. Sì, sì, sì. Io sono come più... ci facevi? No, pensavo un simpaticone allegrotto sempre in mezzo alla gente. Domanda alla mia moglie, sì. Traverso, complessato. Complessato? Sì. No, ma è vero. Complessato? Su cosa è complessato, Giorgio? Beh, questo fa. Cos'è? L'ho scordato già adesso. Su cosa sei complessato, secondo il tuo amico e regista Giorgio Tirabassi? Ma su tutto, su un po' tutto me stesso, insomma, sono pieno di complessi. No, globalmente, non è tutto, diciamo. No, però globalmente sì, a livello molto interiore e anche esteriore, a destra, a sinistra, sopra, sotto, insomma, no? Non voglio approfondire, ho risposto... perché sì. Quindi se ti chiedessi sei insicuro, la domanda a me, ma io sì, sono insicuro, quindi ho una cosa di vantaggio, io ho sbagliato. Non è che potete fare come volete, la regola è quando c'è la domanda istituzionale. E tu l'hai fatta la domanda. Poi le altre domande possono... Noi appena sentiamo un tono interrogativo... Allora voglio fare l'affermativa. Quindi Ricky Memphis è insicuro, mi fate sbagliare. Sì, non in tutto, però... Ok, in cosa non sei in... io non ce la posso fare, però! Cioè, Fittella, meno male che ci sei tu, serio! Che ti posso vedere anche con le gambe oggi! Oh, meno male! Sempre lì dietro la scrivania, dico, ma... Mezzo busti. Ti ho fatto fare anche le scale e non volevi scendere prima. Ti ho visto, mi hai fatto penare. Lì sono 30 secondi, poi ciao. C'era qualcosa che mi frenava. Quindi, vuoi fare una domanda? Magari ti rispondo, no? Prossima domanda. Questa è una domanda seria, Sì. Qual è il no di cui ti sei pentito? Rispondi lo stesso tu, Ricky, e basta, non risponde solo lui. Come mi pare a voi. Scusa, lui dovrei rispondere. No, devi rispondere tu. No, adesso hai detto rispondere no. Lui. Sei giudice legislatore, come si dice? Tutto. Sì. Dittatore. Non mi ricordo, che hai detto? Un no che hai detto, che hai dato, hai detto, ma chi me l'ha fatto fare? Professionalmente o nella vita? Come vuoi, interpretalo tu. L'hai detto male. Io purtroppo. Lo so, grazie che l'hai fatto notare. Prego. Purtroppo mi sono pentito, non mi chiede quali, però di molti sì, mai dei no. La lascio sospesa perché può sembrare profonda, ma non è. No, perché scusate, a un certo punto.
Tu hai fatto un distretto di polizia senza di lui, perché lui era morto. No, mezzo. Era lo stesso. Abbiamo detto proprio l'altro insieme? Giorno. No, no, non sono morto. Io non sono morto. Lui è morto, poi neanche così sicuro che sia morto. È andato via qualche puntata prima. Ah. Abbiamo sì, fatto sì, la stessa serie. Ti sei pentito di quella morte, no? L'hai chiesta tu? No, beh, no, no. Era contentissimo. Era contento? Non è vero. Sì. Dai, di la verità, l'ultima scena non è un po' pianto? Pianto, l'ho pianto tanto, sì. Faceva caldo. Faceva caldo. Ma che vuol no, dire? No, 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 scherzo, no, sono veramente legato in modo indissolubile con il mio personaggio sul distretto di polizia. Però, insomma, era ora che finisse. Basta, cioè. basta, va bene. E lo sai che ti hanno anche imitato poi? Chi? Chi? A Tintoria, guarda. A Tintoria? Sì, a Tintoria mi vengono. Nome? Ricky. Cognome? Memphis. Lo sai che stiamo facendo la nuova serie di Risate di Pombrosa qui? È venuto apposta, che basta, questo ispettore Marobelli, basta. Cosa ha fatto come esperienze professionali? Ho fatto distretto di polizia 1. Poi? Distretto di polizia 2. E poi? Ho fatto distretto di polizia 3. Poi? Distretto di polizia 4. Poi? Distretto di polizia 5. Poi? Distretto di polizia 6. Prima di distretto di polizia, però ha fatto qualche altra? Ah, prima? Sì. Sì. Mi ho fatto distretto di polizia puntata 0. Che è Sergio Friscia? Sì, è Sergio Friscia. Un amico, grande, grande. 2007, Tintoria. Grande, sì. Poi abbiamo lavorato insieme con Sergio su un'altra fiction, sì. Non ti interessa, lo so, vabbè, non lo dico più. No, che avete lavorato insieme, mi fa pure piacere, ma volevo... Non so mai quando finisci, capito? Quindi non voglio andare a parlare addosso. Vieni quelle pause un po'... E te ci capiamo meglio, Giorgio? Certo. Cosa mi hai detto durante il filmato della giacca? Che lui, la sua giacca, sì, è adesso nel museo della polizia. Ah, sì, quella verde. Quella verde. Non sapevo. Sì, sì, è il museo della polizia. Beh, noi siamo stati... Museo della polizia? Sì, sì, sì. Perché ce l'aveva Friscia addosso? Beh, perché era una copia, no? Non quella. Quella lì. Ah, quindi quella è il museo... E cosa c'è scritto sotto? In memoria di... Sì, Mauro Belli, no? De Memphis, no? Grazie a Dio, ancora. Bene, prossima domanda, grazie. Applauso, via! Taglio! Sono le 14:38, siamo in diretta. Questa non mi piace. Questa non mi piace. Dai, cosa hai pensato la prima volta che lo hai visto? Cosa hai pensato? Tu, quando l'hai visto, che hai pensato? Io l'ho visto la prima volta che leggeva delle poesie in un locale a Roma, al Nuvolari. Leggeva le sue poesie metropolitane lì. Sapevo già che esisteva e ho voluto andarla a vedere. Sei tu? Chi è? No! Sì. Facciamo un prima e un dopo. Non pazzesco! No, che bello, non mi piace così. Fammi... Aspetta, mo c'ho qualche mese di dieta, poi sono come prima. Ho solo 25 anni di meno lì. Ma no, ma infatti io parlavo solo del volto. Mi reciti una poesia? No, tesoro, non me la ricordo. No. E non le scritte tu? Sì, ma mica mi ricordo tutte, le scrivevo, poi le lasciavo... Com'erano? All'arte. Molto metropolitane, molto... Cioè, ti piacevano? A me sì, mi piacevano, infatti andavo a vederlo, però... Diciamo, c'era un pubblico adulto, una fascia tarda serata, dopo mezzanotte. Non voglio approfondire. Meglio. No. Grazie. Che tra l'altro, Ricky, tu non ti chiami Ricky Memphis? Ma dai. Non lo sapevo io. Ma tu... Frittella, scusa. No, ho bisogno di te, Frittella. Io lo sapevo, incredibile, ma io lo sapevo. Perché lui è un grande... Nemmeno lui si chiama Frittella. Elvis. Non ti chiami Frittella? Sì, mi chiami. Lui è Frittella, confermiamo. Allora, questo sei tu, Ricky. Riccardo, immagino, oh, Madonna, no? Santa. Riccardo, e tu sei tu? È la cameretta mia. No. E certo, la cameretta... Elvis, i Blues Brothers, tutta la vita mia. Manca Cassius Clay e Muhammad Ali. Abbiamo finito. Gli eroi, i miti. Il tuo cognome me lo puoi ricordare? Perché innanzitutto è un gioco. Il cognome o un nome d'arte? No, il tuo cognome è vero. Ah, lo devo dire? No, se vuoi. Fortunati. Penso. Ah? Fortunati. Riccardo Fortunati. Esatto. Non è vero, perché Giorgio ride. Come non è vero? No, sono distratto. Non c'ho io...
Ritorno, perché non vi capisco bene. Ritorno, ritorno. E infatti. Quindi un grande fan. Sabri, una musichetta alla Elvis, vai. Una così. Tu ci ballavi anche? Da solo. Tutti su. Non la balli più, vero, Ricky? Ricky non la balla più. E io la ballo qui. Bene, la fan di Elvis sembro io, non lui che sta lì fermo, non si muove. Vabbè, ho capito. Ma io c'ho quasi l'età di Elvis. Quanti anni hai, Ricky, Riccardo? 50. È 50 anni, non ti muovi? Ma io già da 35 mi muovo. Vabbè. Vabbè, vabbè, prossima domanda. Tra un attimo. No, scherzo. Allora, guardate le immagini di questi attori. Guardatele. Andiamo prima alle immagini di Sabrina. Eccoli qua. Che c'è? Perché sospirate? Per chi? Per Amendola, per Raul Bova, Alessandro Borghi? Per chi? Per Amendola. Cosa? Non hai detto Pannofino. Puzzano, no, c'è anche Pannofino, certo, scusa, sì, guardavo di qua. Allora, tra questi attori, guardateli, Daroga, mi mettete in mezzo che non lo conosco, mi fate fare brutta figura. Ha preso la sindrome della Giorgi, cioè, la tra questi attori, con chi tradiresti l'altro per professionalmente? C'è persona che si chiede sempre. Tradirei nel senso che devo tradire? Claudio ci ho iniziato, ho fatto 100 Corapu, ci ho fatto 18 film. Con Pannofino qualcosina ce l'ho fatta, con Borghi no, e mi piacerebbe molto perché è un grandissimo attore, sono tutti e quattro grandissimi attori, ma lui è veramente riuscito a, non a stupirmi, insomma a colpirmi profondamente. Quindi via Tirabassi per far posto a Borghi? Mai via Tirabassi, pure perché Tirabassi fa regista, quello non fa regista. E ricordiamo allora il film, Il grande salto. Mi fate vedere un pezzettino però di questo film dove protagonista e regista è Giorgio Tirabassi. Però la Giorgio mi ha fatto capire che al cinema ci sono delle gerarchie. Quindi siete coprotagonisti? Esatto. Sì, sì. Se io dico protagonista Giorgio Tirabassi, lui si offende? No. No, no perché c'ha lui... buon carattere, soltanto non diresti la cosa giusta. Però ti quindi, capita durante sono la... protagonisti? Sono sì, protagonisti? Esattamente. Sì, sì. Quindi non è un film corale, ma i protagonisti sono loro due e la regia è di uno dei protagonisti. È chiaro? Sì, poi l'hai stringato perfettamente. Bene, grazie. Fantastico. Ma scusi, ma c'è la posta qua? Siamo finiti di traccio ieri. E quando apre? La retta zio qui ci vorrà minimo un altro mese. Ma non è possibile, avrei fatto sempre tutto storto. Fermi tutti, questa è una rapina. Grande Enea. Dove va? A Venezia. Bella Venezia? La laguna. Non ce ne va bene uno. Ciletta la vuole vedere. Mi fate consegnare l'auto con l'infame dentro. E la portate da Peppe il tronco. Dovete essere invisibili. Stavo a fare il grande salto. Tocca vedendo cascando. Non ci aiutiamo tra di noi. Ma noi chi? Noi gente in difficoltà. Voi state in difficoltà. Io sono Paola. Ci sono tutti! Dice Filo, ci sono tutti! Ma non nominarli perché non sono protagonisti, hai capito Filo? Il cinema vive di gerarchie. Certo. Allora, il pubblico rideva e questo è un trailer, quindi si ride certo. Solo guardando il trailer. Cioè io il 13 spendo questi 8 euro, 7,50 euro, poi ti devo perché richiamare. Non lo so. Costa di meno il 8. Ah no, mi sa per mio figlio costa di meno. No. Il bambino costa di meno. Beh, il bambino. Per questo. E gli anziani. Il bambino ci può andare a vedere questo film. Scusa? Il bambino? Ci possono andare anche i bambini a vedere questo film. Sì. Quindi non ti richiamo per dire dammi soldi. No, non piccolissimi magari. Quanti anni hanno i tuoi? No, 7 anni. E l'altra 14, la figlia di mio marito. 14, voglia. Cioè, vabbè, anche quello di 7, secondo me. Meno male. Ma mi vuoi dire qualcosa in più per fare bene la promozione? Oppure non sei pagato così? Io no. Che devo dire? No, il film è il tuo, è la regia. Io che... Spendi. Cioè... Ma che ti faccio vedere qualcosa in più che devo fare? Una scena...
genio. Avete delle clips? No. E questa era? E allora perché te mi fate vedere? No, mi vuoi raccontare meglio come nasce l'idea? Sì. Però se tu non vuoi fare promozione saresti il primo. No, io devo fare promozione, devo fare promozione. È quello che volevo. Allora, io e Ricky Memphis siamo due rapinatori di fascia B che tentano B, perché c'è pure la fascia A. Certo, scusa. Tentano il grande salto nella fascia A, la malavita organizzata seria. Solo che qualcosa va sempre male, tanto che lui si comincia a interrogare che forse il destino ci ha puntato. Poi lui vede i documentari sul destino, sui Maya, sull'Isibir, e quindi si comincia a dire: guarda che siamo nell'occhio del destino. E dico: non è possibile, all'ennesimo contrattempo mi convince. E allora decidiamo di andare a fare un viaggio a un santuario, lascia perdere. Ma santuario in Italia o all'estero? In Italia. In Italia, perché quindi all'estero? È il santuario divino amore? No. Il santuario di Pompei? Un viaggio, a Roma mica viaggio divino amore. Cioè, perfetto, no, è una commedia, diciamo una commedia amara. Amara, come va a finire? Non andiamo al cinema a vedere Grande Salto. Hai recuperato tutto. Allora, prima abbiamo visto degli attori, le signore appena... Ho nominato Amendola Novato. E allora per voi, pubblico meraviglioso, che da settembre che applaudite e gioite, vi commuovete e veramente avete dato una grande forza in tempi bui al programma, per voi questo filmato dove c'è Tirabassi, Memphis e Amendola. Hai infranto e violato tutti e sette i vizi capitali. Tutte e sette. Quirinale, Viminale, Celio, quindi so i re. Paladino. So i re qui. E quali sono i vizi capitali? Tullio, Stiglio, Anco Marzo. No, quelli no, quello non c'entra niente. Raga, i vizi capitali. I vizi capitali. La cosa, com'è? La superbia. Superbia è il primo di tutti, se no non presentavi il sabato sulla vergogna. Poi la gola. No, la gola no. No, magno da 3-4 mesi. Fra due non stai. A mangiare. E ho vedi la gola. Sì, ma la ricordavo. Non me la ricordavate? No, questa qua no. Questa qui no. Belli tutti e tre. Belli. Prossima domanda. Chi tra voi si vanta di più di essere romano de Roma? L'ho detto bene, eh? Lui. Lui? Ma perfetto, ma questo è un sistema perfetto, io non lo faccio. Poi dici lui. Esatto. È andata. Lui. E lui ha anche un tatuaggio con... Con Totti? No, Giulio Cesare. Scusa. In cinema. No, ma stiamo lì, non è che... Non hai sbagliato niente tanto. No, magari tifano Inter. No, ce sarai tutti. Con quale motivo? Tifano Juve. No. Tifano Lazio! No. Ma non vogliamo... Tifi Lazio, che ne so io, ragazzi? Io tifo Napoli, che so io. Fai bene. Anche se però in questo periodo tifiamo tutti per le ragazze, i mondiali. Italia, come no? Trippella, non so se hai dato tu la notizia, se c'eri tu. C'eri tu quando l'Italia ha vinto contro l'Australia la prima partita alle ore 13? Sì, ero io in conduzione. Con 1-2, perché Australia-Italia. Sì. Eri tu il conduttore? Ero io, sì, una grandissima emozione, non c'è dubbio. Che bello. Sì, e sì. Abbiamo le immagini? C'è anche Frittellino? No. No, va bene. Si allunga un po' il pallone, ne approfitta Bonanzea in area, Bonanzea, gol! Il pareggio dell'Italia, l'undicesimo della ripresa, bravissima Bonanzea. Cernoia mette in mezzo per Bonanzea, è gol! È gol! E l'Italia vince questa partita, lo possiamo dire perché siamo al 95esimo con il gol di Bonanzea, doppietta per lei, davvero! E lei è la nostra BB! Anche noi abbiamo una BB! Bene, bello, no, perché scusate, con gli uomini abbiamo
Almeno, meno male, ci sono le donne. Beh, qui dopo 20 anni... meglio anche gli uomini. Sì, meglio anche gli uomini, sì. Però intanto ai mondiali ci sono le donne dopo 20 anni. Siamo in diretta? Certo. Quindi si può dire che stasera c'è una grande partita della nazionale. Ma, non avevi capito, la mia idea. Sì, ma non si sa mai. Meglio ribadirlo. No, perché io sono della televisione, voi della televisione fate parlare del Natale quando, il 25 luglio. Hai fatto a Natale? Come l'ho fatto? Era il 25 luglio, stavano registrando per... Ti spiazzano queste cose? No? Mi piace come parli. Sì, eh? Meno male. Proprio romano di Roma. Zona? Non posso dire. No, sì, come no. Zona no, Montemario. E la zona tua, Giorgio? Trionfale. Trionfale. Guardatelo mentre cantava nel 1984 a Fantastico 4. Cioè, a un certo punto arriva Proietti, vabbè, guardate il filmato. Io vorrei chiamare qui uno fra il nostro pubblico improvvisato, fra noi che festeggiamo. Signori, Giorgio Tirabassi, eccolo qua. C'era l'acqua per te, c'era l'acqua, c'era l'acqua. Visto? Di strada ne fatta. Quante abbiamo passate. Tutti al cinema a vedere Il Grande Salto. Con loro due sono tornati insieme. Ci accomodiamo, mente, ragazzi. Non vi faccio più domande.